un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Quello che vedete davanti a voi è il nuovo smartphone Sony della famiglia XA, direttamente da Barcellona Mobile World Congress 2017. Le linee rimangono molto simili a quello che avevamo già visto, scocca in questo caso in policarbonato bianco, devo dire una colorazione abbastanza gradevole, nonostante tutto io, sapete, non sono amante del bianco. Tasto di accensione, tasto della fotocamera, bilanciere sempre piccolo del volume, jack audio, insomma un design, non voglio dire visto e rivisto, ma quasi ci siamo. Si tratta di una versione aggiornata rispetto a XA, qui abbiamo un processore Helio P20, abbiamo 3 GB di RAM e poi, se non vado errato, il display dovrebbe ancora essere purtroppo un display HD da 5 pollici. Con questa tecnologia che porta lo schermo molto vicino ai bordi laterali, certo qualcuno potrebbe invece obiettare che bordo superiore e inferiore non sono così contenuti, ma come ci insegna anche LG, quantomeno lo smartphone almeno si tiene bene in mano. Fotocamera principale Exmor RS da 23 megapixel con cattura rapida da 0.6 secondi, tecnologia SteadyShot per la stabilizzazione digitale, una fotocamera frontale invece da 8 megapixel e ancora una batteria a 2300 mAh con tecnologia Pump Express 2.0, visto che, come abbiamo detto, è dotato di un processore MediaTek, nello specifico un MediaTek P20. Già detto, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, la versione Android è la 7.0. ecco, tutto sommato uno smartphone interessante per il suo design, una buona evoluzione di XA, questo XA1, un design forse troppo simile al precedente, ma questo magari lo decideremo in seguito. Non conosciamo in questo momento, in cui sto registrando, l'anteprima, il prezzo e la disponibilità, che sicuramente faranno un'enorme differenza per decidere se questo XA1 possa o non essere o no un buon prodotto. Per questa rapida anteprima Mobile World Congress 2017 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.